Iveco S-Way LNG, alimentato a biometano, che ho alle mie spalle, rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia biometano attualmente disponibile in circolazione. Iveco continua a credere e continua ad investire nella tecnologia biometano, proprio perché è una tecnologia in grado di decarbonizzare oggi il segmento del trasporto commerciale, in primis quello pesante. Mi riferisco in termini sia di tecnologia veicolare, sia come infrastruttura di rifornimento, che ormai raggiunge una capillarità abbastanza cospicua in tutta la penisola. Ne è un esempio il progetto di economia circolare che stiamo supportando oggi con l'utilizzo di questi veicoli. La famiglia Andriani, proprietaria del pastificio che utilizza gli scarti alimentari per la produzione di biometano, racchiude una filiera che comprende sia l'autotrasportatore De Felice che ha acquistato questi mezzi, sia l'impianto di biometano sul quale adesso siamo, sia l'impianto di produzione di biometano. Tutta una filiera circolare in grado di, da un lato, valorizzare gli scarti, dall'altro, valorizzare il territorio. Siamo in Andriani, a Gravina in Puglia, nel cuore dell'Alta Murgia. Produciamo pasta gluten free, pasta esclusivamente senza glutine, prodotta con materie prime naturalmente prive di glutine. Alle nostre spalle un veicolo Iveco GNL, dove nasce la collaborazione attraverso Andriani e Iveco, grazie anche all'aspetto commerciale, ai partner commerciali di Iveco, Giampiero Vitale, con cui Andriani ha collaborato sin dall'inizio per questo ambizioso progetto. Andriani si rende promotrice di questo ambizioso progetto di portare sul territorio l'LNG attraverso la distribuzione di propri partner, proprio per la partecipazione e la contribuzione alla decarbonizzazione del proprio territorio. Questo progetto rientra in un'ottica di filiera che vede dalla produzione del biometano fino all'utilizzo sui propri mezzi e i mezzi dei propri trasportatori fidelizzati, proprio perché il concetto di filiera è quello più solido che possa esistere per la trasformazione energetica. Sono Rino De Felice, uno dei soci di questa azienda di autotrasporti che ha sposato in pieno questo progetto per l'innovazione dell'autotrasporto. Abbiamo acquistato questi primi due veicoli con un'esperienza che in primo impatto è molto soddisfacente. Esperienza positiva con Iveco, anche perché grazie a questo progetto abbiamo avuto l'opportunità di conoscere meglio concessionari come Dipinto, che ci sono stati dietro e ci hanno affiancato in tutto questo percorso che abbiamo fatto, perché ci hanno aiutati. Già eravamo convinti, loro ci hanno convinti ancora di più per poter acquistare questo tipo di veicoli a gas.